Ciao a tutti, io sono qui con Alice Piaggio, un'autrice direi a tutto tondo che con noi di Terre di Mezzo Editore ha pubblicato Pesciolino è stato il primo. Allora ti faccio giusto qualche domanda veloce, Alice. La primissima è: quanto è divertente disegnare gli animali e quali sono i tuoi animali preferiti? Perché sono curiosa. Allora, è divertente in generale disegnare. Gli animali sicuramente sono il tipo di cosa che preferisco disegnare, e in assoluto i cani e anche i pesci sono una delle tipologie di animali che mi diverte di più disegnare, anche i gatti in realtà, però i cani, i pesci ti dà più possibilità di fantasticare, inventare, colorare, così mi piacciono. Beh, grazie mille, e direi che divertente è anche un aggettivo che si utilizza un po' spesso, no, per parlare delle tue illustrazioni. Tu lavori tanto con l'ironia, giusto? Insomma, è un elemento abbastanza fondamentale, ma quello che mi chiedo io è: come percepisci tu le tue illustrazioni? Se dovessi definirle, se dovessi descriverle a qualcuno, perché nel mondo editoriale si sente sempre: sono facili, sono difficili, sono accessibili, non sono accessibili. Tu invece come le vedi, semplicemente? Ma sicuramente io le vedo allegre, cioè io quando vedo, ma in generale, qualcosa di colorato o comunque di deforme, mi mette allegria, mi mette, non so, mi diverte. E quindi personalmente forse anche questa cosa dell'ironia si vede tanto dal fatto che deformo tanto magari le mani, i piedi, soprattutto non tanto poi magari negli animali, ma negli umani, nel disegnare le persone, i bambini. E quindi questo decisamente mi fa venire, mi fa pensare che possono essere divertenti da guardare, soprattutto per un bambino. Beh sì, direi che è anche un tuo tratto caratteristico, no? Questo fatto di fare un po' le dimensioni sproporzionate, ma con del senso. E ti faccio un'ultimissima domanda. Noi, oltre che essere una casa editrice, siamo anche gli organizzatori di Fa la Cosa Giusta, la fiera appunto del consumo critico e sostenibile nazionale. Quale potrebbe essere la cosa giusta per chi vuole fare quello che fai tu? La narrazione più o meno che fai tu. Quindi so che di solito consigli la pazienza, ma c'è qualcosa appunto, chissà perché in questo mondo così accessibile, facile, vero? Esatto, quale può essere la cosa giusta per se stessi, per artisti che appunto fanno il tuo lavoro? Ma sicuramente guardarsi tanto intorno e fare tanti giri, passeggiate, ma anche non soltanto andare in libreria, che è ovvio poi nel nostro lavoro, guardare anche i libri o lasciarsi ispirare anche da storie, racconti di altri, ma anche soltanto camminare, fare una passeggiata, viaggiare è uno stimolo incredibile per chi fa questo lavoro e per chi ha voglia di raccontare per immagini, perché a volte l'ispirazione è veramente ovunque, potrebbe essere anche da un attraversamento pedonale come in attesa al supermercato, per dire, quindi è lì. Tenere gli occhi aperti. Sempre occhi aperti. Sempre, sempre, sempre. Beh, allora grazie mille Alice, noi cercheremo di tenere gli occhi aperti. Grazie, ciao.